Ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine con Marco Hoffer per la presentazione dei nuovi, della nuova gamma tablet di HP. Ce li racconti, Marco? Sì, allora partiamo dai prodotti entry level con connettività Wi-Fi, disponibili in due versioni, 7 pollici e 8 pollici in formato 4 terzi. Prodotti che avranno uno street consigliato di 119 euro per la versione 7 pollici, 149 euro per l'8 pollici. Passando alla gamma dei tablet con connettività 3G e 4G, abbiamo, partendo dal 3G, due versioni disponibili, una 8 pollici con Windows, si chiama HP Stream 8, 229 euro il prezzo consigliato al pubblico, sarà disponibile dal mese di febbraio, prossimo mese di febbraio. Tornando a un prodotto Android, HP 7 Plus G2, è un 7 pollici Android, 159 euro il prezzo consigliato. Passiamo alla gamma 4G LTE con un prodotto 8 pollici a 299 euro, HP Slate 8 Plus, sempre a 299 euro un prodotto da 10 pollici e alla fine un prodotto di alta gamma, HP Slate 7 VoiceTab Ultra con display Full HD, fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera anteriore da 8 megapixel, insomma tutta una serie di caratteristiche decisamente di alto livello. Abbiamo anche un prodotto di convergenza fra il mondo tablet e il mondo smartphone che è l'HP Slate 6 VoiceTab, un cosiddetto phablet dual SIM a 249 euro, questo è un prodotto già disponibile. Marco, prima mi parlavi anche che sui tablet fornirete una SIM dati customizzata da HP, mi racconti come funziona? Allora, tutti i tablet che abbiamo visto con connettività 3G o 4G arriveranno con inclusa nella scatola una SIM dati, una SIM HP, con incluso un servizio di 250 mega di traffico dati al mese, gratuito, per 2 anni. Naturalmente il servizio è attivabile direttamente dal tablet tramite l'applicazione preinstallata ed è possibile effettuare una customizzazione completa del piano tariffario nel caso si vogliano effettuare piani di upgrade che siano one shot o ricorrenti, quindi si rinnovano automaticamente, tutto senza vincoli e senza costi aggiuntivi. Perfetto. Marco, ti ringrazio, chiudiamo dal 24esimo piano della Diamond Tower di Milano e ci vediamo ai prossimi video.